Giardini disobbedienti, come nasce l'idea di questa mostra? Ma nasce all'interno di questa iniziativa che tiene ogni anno a Verbania, e grazie a Sabina Berra, a cui è venuta l'idea di realizzare questa mostra attorno ai giardini, abbiamo messo insieme circa una ventina di fotografi, esattamente 21, cercando di dare un'idea dei giardini che non fosse soltanto meramente documentario, ma disobbedienti in questo senso, quindi dei giardini anche inventati, di fantasia, quindi su linguaggi diversi che vanno dal semplice, definiamolo così anche se poi non è semplice, realismo documentario fino agli aspetti più surreali, inventivi, metaforici, concettuali. Quindi tanti fotografi, tanti stili. Credo che sia venuto fuori un lavoro, nonostante questa diversità di stili, molto compatto, insomma, e apprezzabile proprio perché dà un'idea diversa di quella che può essere il concetto, l'idea che ognuno di noi ha del giardino. Nella sua esperienza, qual è la sua idea di giardino? Il giardino è un elemento fondamentale della nostra cultura, anzi di tutte le culture, non solo del mondo occidentale ma anche delle altre culture, del mondo orientale. Insomma, sin dai tempi antichissimi l'idea del giardino è stata quasi connaturata con lo sviluppo delle civiltà. L'idea del giardino contemporaneo, certo, è un'idea molto più moderna. La mia idea del giardino veleggia, diciamo, tra la memoria, ricordo i giardini della mia infanzia nel Salento, io sono di origine salentina, e poi i giardini che invece ho visto in altre parti d'Italia, quindi concepiti in un modo completamente diverso. Quindi è anche la mia idea è un'idea molto variegata, composita, quindi non, come dire, fermamente cristallizzata su un'idea di giardino, ma su tante idee di giardino che vanno appunto dall'hortus conclusus ai giardini invece che assumono quasi la dimensione di parco, insomma. Ecco. Nel caso mio specifico, l'opera che ho voluto presentare in questa mostra è un giardino, diciamo, di fantasia, un giardino metaforico. È un omaggio sostanzialmente a Shakespeare, l'opera si intitola Sogno di una notte di mezza estate, e quindi è un giardino dove, come dire, la fotografia è stata realizzata, un polittico realizzato proprio con l'idea di una messa in scena. Quindi dati reali sì, ma costruiti come se fosse, come dire, un momento teatrale, ecco.